Allora ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo sempre con quattro ruote, non due, ormai. In realtà mi piacerebbe portare sia veicoli a quattro che a due ruote. Chiaramente veicoli a due ruote è sempre più fattibile rimediarne, per cui oggi siamo appunto con questa 595, una bar del mio amico Alberto, che tra l'altro ringrazio, se non si fa vedere, ma nel video lo vedrete. E si tratta di una bartina che comunque è la versione più piccola, quindi 595, non 695, ma in allestimento pista, che comunque, come detto nel video, poi non è la versione più ignorante, diciamo, ma lui l'ha resa tale perché ovviamente, come tutti i buoni abartisti, qualche lavoretto l'ha fatto. Comunque dopo ne parliamo un pochino nel video, sentirete ragazzi che sound. E vi devo dire, già noi il video l'abbiamo già realizzato, completato. Oh, non me lo aspettavo veramente. In certi casi parto con le aspettative un po' basse, stavolta ce le avevo abbastanza alte e vi devo dire che me l'ha svoltata, sinceramente non me l'aspettavo. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e guardate insieme a me come si comporta questa Abarth 595. Ragazzi, buongiorno a tutti di nuovo. Come detto, siamo con Alberto a bordo della sua 595. Questa qui 2018 è la versione 595, quindi non la 695, che in realtà differisce semplicemente per un pochino di cavalli o un pochino di cavalli e qualche particolare. In realtà neanche troppo. Vabbè, comunque siamo su una 595 che però rispetto a una 695 è veramente praticamente nulla di meno, perché poi lui ovviamente, come tutti i buoni abartisti, un po' di lavoretti li ha fatti. Questa qui adesso quanti cavalli c'ha? Qualcuno in più, diciamo, un'ottantina in più da originale. Ci riesce a fare un lavoro così su questo qui? È un 1400, giusto? 1400 turbo con 160 cavalli di partenza. Sì, la pista nel mio caso, che è quella che ha 160 cavalli, andando a sviluppare uno stage 2, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Siamo sui normal 240, per poi andare in sport, che ancora ci sono delle accortezze da fare, quindi. Perché poi lì il discorso è che comunque, partendo da fondamentalmente una 500, se vuoi fare tutti questi tipi di lavori qua, va cambiato non soltanto il motore, diciamo, ma vari componenti che vanno poi a influenzare il tutto. Per esempio i freni, ci hai fatto qualche lavoro? Freni è stato un upgrade che ho dovuto fare perché non ce n'erano, nel senso, con l'originale troppo piccolo, perché a differenza della competizione che monta già il 4 pompanti, avevo un monopompante della Peg Pergo, chiamiamolo così, che se dovevi fare una frenata un po' più sostenuta ti diceva ciao, grazie, arrivederci. Se andate a montare un 330x28 Brembo 4 pistoncini e c'è una bella differenza, la macchina si ferma, diciamo. Sì. Tanto a parlare invece del discorso, perché allora fondamentalmente ragazzi, nel mondo automobilistico, quando si parla di Abarth, c'è sempre quello che storce il naso, quello che dice ah ma è una robacina così, si cappotta, rotola. Tu che l'hai da ormai quanto? All'incirca 7 mesi. Sì, dai. Che la usi come auto da tutti i giorni? Io la uso tutti i giorni per andare a lavorare, più dopo il weekend magari qualche giro con gli amici. Esatto, quindi dal tuo punto di vista, cioè da uno che comunque la usa spesso anche magari andando un pochino fortino in certi casi, come è davvero una cosa pericolosa che ci ribalta? È pericolosa anche la Smart, bisogna che uno un attimo, quando la va a utilizzare, abbia un minimo di buon senso su quello che fa. Poi ovvio che se te ne vai in cerca ti fai male, oppure c'è l'occasione che non dipende da noi, ti arriva il vecchiettino oppure qualcun altro che ti tira una sportellata diretto mentre sei in rotonda, dipende. Quelle sono cose che se uno ne va in cerca ci fa male, se no se usa un minimo di testa, dai, è una macchina come altre. Però dopo, proprio a livello di guida, ti dà delle sensazioni, tanto tu avrai provato anche altre auto, sì, magari passate. Sì, assolutamente. E in curva non sarà mai come, per dire, io prima avevo un classe A, era più piazzato, anche se comunque era tutto originale, tutto. Però è un'altra cosa qui.
qui quando pesti giù lo senti, mentre nel classe A, per dire, era lì, fermo. Cambia tantissimo, sono due macchine completamente diverse, ma con una ti diverti, ripeto, che con quell'altra ci andavi a passeggio. A livello di consumi, con i lavori fatti, vai meglio o peggio? Se vado piano, che sto sotto i 60-70, è una macchina normalissima. Se inizi un attimo a spingere, ne va giù parecchia. Questa qui tu l'hai comprata usata? Usata, era italiana, poi è andata a finire a San Marino, e da San Marino, che era di un mio amico, l'ho presa. Diciamo, è sempre stato il mio sogno prenderla, da quando avevo 8 anni, e diciamo ho coronato un sogno. Ovvio, non è un Ferrari o chissà che cosa, però per me era un pallino, una cosa che mi dovevo togliere. Io questa, da quando ho rifatto quei lavoretti così, non l'ho mai provata ancora, anche con i freni, niente. Pieno di ciclisti come sempre. Rallentiamo, che qua non si sa mai, i nostri amici ciclisti da dove spuntano fuori. Non me l'aspettavo. Quando stavi accelerando ho detto vabbè. Attacca molto dopo. A livello di turbo, cioè molto lag oppure? Inizia sui 3000, 2008, 3000, inizia a entrare in pressione, poi dopo esplode fino a 7500, 8000. Sì. La pugnetta un po' che comunque fa troppo rumore ai bassi. Sì, quello è dovuto dal centrale, perché ho avuto dei disguidi, ancora non sono riuscito a cambiarlo, e sicuramente lo farò anche silenziato, perché non è sicuro. Da gusto, ma non è sicuro. Una roba con le valvole? Anche lì, boh. Sì, metto le valvole qui, se le apro come suona? Tira giù i vetri. Sì, comunque per essere turbo effettivamente fa un sound veramente incazzato. Ma guarda, fare un giro zaccone con la Focus RS, sì? Tua cambiata, tira dei botti che... Ecco, quelli ho detto li metto, non li metto. Conoscendomi ho detto non li metto, perché ci prenderei gusto. Esatto. Ci prendi gusto e dopo sono problemi, perché non sai mai chi c'hai davanti, chi c'hai dietro. Dopo, in quest'estate mi è capitata una bella esperienza. Vabbè. I video che vanno di più sono tutti quelli, quindi fermano lì. Normale. Anch'io sono il primo che guardo tutti quelli. Adesso voglio sentire cosa hanno da dire. Però dai, l'auto sportiva, se non fa un buon auto sportiva. No. E poi diranno, ah, ma un Abarth alla fine nasce come, anzi, ha fatto la storia della sportività in Italia, quindi sinceramente... Sì, con l'ultima hanno ucciso un marchio facendo le elettriche, però dai, sono dettagli. Non lo so, ho visto le video presentazioni, ho visto tutto quanto. A me un Abarth c'è un sacco di 4 scarichi dietro, o 2 grossi come questa, no? Questi sono un po' grossi. Ok. Gustosa. Qui c'è la trazione davanti che è un minimo te ti salvo. Sì, adesso ho spento i controlli perché sennò taglia di continuo. San Brembo ci sta aiutando molto. Devo dire che me l'aspettavo un po' più pacata. Allora ragazzi, oggi siamo qua a provare questa, e questa non è... Ci abbiamo il nostro amico cane qui davanti. La partina normale, infatti sì, poverino, aspettiamo il cane. Esteticamente, vabbè, gli scarichi, ok, questo qui, l'estrattore originale o... L'estrattore originale, poi dopo eravamo andati a wrappare qui l'Ips, che avevo tutti i particolari, questo, tutto carbonio, ma si staccava, poi cerchi della Mac, bronzati. Freni così spaccano. Pinzone davanti, che San Brembo aiuta. Pista cos'è? L'allestimento? Allestimento, sono vari modelli, cioè abbiamo la Turismo, la pista, la competizione, sono, in pratica vanno a cambiare le turbine, la cavalleria. Questa è la 160, diciamo, non mi ricordo se è quasi la base o la intermedia tra le due, che lì hanno fatto mille varianti, quindi... Lo lettoncino quello della... Arriverà tutto, piano piano. Quello è bello, sai? 70° anniversario. Vai, è tua! Che strano essere passeggero. È vero? L'ha detto anche il proprietario di WRS quando gli ho provato la Lamborghini. Ah sì, è un'altra cosa. Quella è... Mi ha fatto impressione da quanto è semplice. Cioè, se non devi andare a baghina... Cioè, a parte il gas che è morbidissimo, poi hai un controllo che dici, ma è una cazzata, invece poi c'hai 640 cavalli. Vabbè ragazzi, cioè, andando tranquilli, 6 su 1, 500. Una cosa che non mi è mai piaciuta troppo, delle Fiat in generale, il cambio così in alto. Però... Sì e no, però è un po' scomodo, perché anche rispetto ad altre macchine che hai il poggiabraccio, che stai più in comfort, diciamo, qui sei sempre sospeso, però la usi una settimana, ci fai l'abitudine. Sì, sì. Se ci fosse anche il bang dietro... Adesso devo tornare su a mettere a posto due chicchettine, vedremo di aggiungere qualcosa.
urbana. Molto morbido il volante. Dà la sensazione di essere un po' altino. Cioè, sì. Mi sento che non ho. Lo proprio... senti che ti perde un pochino dietro, che sei tipo su un pulmino. Adesso un polmino no, però io già nella Focus sì. Sei più steso. Sì, ti senti più piazzato. Però comunque nel senso gli fai l'assetto, te la ripassi tutta, ma dopo niente. Bisogna vedere uno cosa vuol fare, dice voglio investirci, voglio che sia la mia macchina per sempre, ok, tra un anno la vuoi vendere, no, smetti. Ma questa che comunque per partire come prima macchinetta sportivella. Ah no, no. Cioè, poi per una strada del genere. Sarebbe stato figo con le palette al volante. Sì, però Fiat non fa quel cambio elettronico, è un robotizzato, quindi è molto lento. Senti molto che ti tira indietro quando vai, quando vai a cambiare marcia. Da un bel gusto, da un bel gusto. Non te l'aspetti? Esperienza passeggero non l'avevo mai provata, no scherzo, c'ho il mio pilota di fiducia Angelo Pellegrino, che lo salutiamo in questo video, cercheremo di portarlo se non farà troppo lo schizzinoso. Fa un po' paura da passeggero, sono sincero, che dici comunque è una 500, siamo piccolini, non sai mai, tiene, non tiene. È un po' morta ai bassi, però dopo lì devi scegliere, o fai una cosa un po' più accesa sotto oppure che ti esplode dopo. Avendola provata che sotto era piena e in alto mi moriva, ho detto basta, cambiamo e proviamo qualcos'altro. Sì, fino a 3-4 mila non è... No, è normalissima. Stare un po' sempre su di giri, cioè... Sì. Poi così ricordiamo che siamo in una mappa, nella modalità di guida. Sì, normal, diciamo comfort. Bellino il volante. Sì, questo è il ragazzo di San Marino, tra l'altro, che li fa. Un ragazzo che esce con noi, che te li personalizza come vuoi. Sono quei dettagli, quei piccoli dettagli che magari sì, fanno la differenza. Ragazzi, noi siamo a 2000 giri, primo tutto. No, 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 no. In terza è proprio da... Vuoi sfruttarla un po' troppo, in terza giù tutto. Sì, sì, siamo seconda. Seconda, 2005. 3. A 3005 sta arrivando una saracca nei denti. Peso lo sai quanto pesa? Siamo sui 1002 mi sa. Questo pisto rumore così è, sono io che non primo tanto? No, è che è lui che abbiamo la mappa che ancora è da mettere a punto, okay. Infatti è una cosa che non mi piace. 1200 kg sono pochini effettivamente. Dai. Ecco perché la 4C dicono sia così divertente. Se la potenza è questa e hai una macchina che pesa meno, con l'assetto giusto e tutto. Ah, lì sei piantato per terra. La strada, basta e avanti, ragazzi. Non lo aspettavo proprio. Poi senti anche proprio tanto il rumore del turbo. Sì. E tutto messo insieme, viene fuori di bella figata. Ragazzi, che dire, sinceramente mi ha meravigliato in positivo. Tutti a dire Abarth, ma il discorso è che, cioè, finché non le provi le cose fai fatica a parlare. Poi certo, se devo andare in pista a Misano a fare il matto, questo qui non è il veicolo perfetto magari. Beh, l'ho fatto. No, no, ma infatti lo fai perché alla fine, cioè, magari sai che in curva non devi esagerare quel tot che è, però il gusto te lo dà e poi per strada comunque un M2 è bassissima che devi fare sempre attenzione a utilizzare, che hai la potenza giusta, chiaramente magari adesso con i lavori che ha fatto lui, perché se no non so se con 160 cavalli sarebbe stata la stessa cosa. L'hai provata con il giro originale? Com'è? Sì, sì, ho girato originale fino alla scorsa estate. Normale, però quando inizi a dargli dici dai, ma non, lei si pianta, si ferma e ti dice basta. Bisogna considerare un pochino quei lavoretti da fare, cosa che in realtà però il motore comunque ti permette di fare, perché essendo turbo un po' di lavori, anzi un po', parecchi lavori riesci a farli, già con un motore aspirato come può essere quello della GT86, come giù 200 cavalli, rimane un po' fiacco anche se riesce a fargli un po' di lavori, non ci conviene niente. Ok, bella figata ragazzi, sì, non me lo aspettavo. Tanto
tanta roba, mamma mia. E poi hai detto che così non è il massimo. Sì, no, comunque noi qui ce li abbiamo, due silenziatori sotto. Figo. Molto bene ragazzi, dunque adesso ovviamente abbiamo fatto il cambio di nuovo, io la mia guidatina me la sono fatta, come ha detto, veramente tanta roba, proprio perfetto per potersi divertire per la strada. Per cui ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace, un commento, fatemi sapere cosa pensate del mondo Apart in generale e in particolare di questa 595, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati quando carico qualcosa di nuovo.